Non vogliamo solamente fare esposizione merci. Basta. Ok, tiro, un applauso. Allora, per piacere, mi metti là sul filo del garage, eh? Vai, vai. Fermati, al filo, all'ingresso, vai. Oh, olè all'ingresso del corso, dai. Allora, fammi vedere. Un metro e trenta. Sei troppo di 50 centimetri rispetto agli 80 che già ti concederei io. Come dici, devo entrare tutto dentro. Però ci sarebbe un accordo verbale, non scritto da nessuna parte, che se tutti voi rimaneste negli 80 centimetri non succederebbe niente. Tu, a te 80 centimetri bastano? Te li fai bastare? Li faccio bastare. Allora mi raccomando, cominciamo. Dai, metti dentro questi, dai. Mo facciamo tu. Metti dentro questi, chi le compra più? Dai, dentro, dai. Togli un po' di merce che non si vende più, dai. Signori, la situazione è veramente molto complessa, molto complicata e come sempre avete visto c'è la parte ufficiale e la parte ufficiosa, non si capisce sempre come va a finire questa storia. Aia, siamo oltre gli 80 centimetri, che facciamo? Concilia? Concilia? Io sono disposto ad andare anche... Non sei disposto, la regola è quella, no, va rispettata, devi stare negli 80 centimetri. Sì, perché su. A Bari abbiamo questa cosa di prenderci dal dito tutto un razzo? Perché? Perché? Io mi sono preso mezzo braccio. Allora indietreggiamo? Sì, per me va bene. Patto? Patto. Perché altrimenti da lunedì succede il manicomio qua. Sì, multa e sospensione, Multa e sospensione. Dietro. Basta, non toglierò più niente. Dimmi. Che devo fare la spesa. No, qua, non fare qua che siamo stati un po' rudi. Andiamo, ci sono tante bancarelle. Dai, Tino, dai. E allora, il problema però non è solo questo degli 80 centimetri, l'occupazione. Questo è un mercato che ha bisogno di un grande intervento. In quest'estate ci sono stati furti a catena, è vero? Bravo, esatto. E la videosorveglianza dove sta? Non c'è videosorveglianza. Come non qua? C'è? Non l'avevano promesso. L'avevano promesso. Sai quante promesse hanno fatto e non sono mai mantenute? Dai, cantala anche tu. È normale. Cantala anche tu. Che cosa devo cantare? Cantala anche siamo tu. Parole. Perché la situazione è complicata. È complicata, allora la domenica non possiamo venire perché non possiamo entrare, però i ladri possono entrare. Attenzione, i ladri non hanno limiti, possono. I ladri possono entrare, noi non possiamo entrare. Bravo. Hanno una delega, che è una cosa normale, che io pago il box, pago l'affitto. Però la domenica non puoi entrare. Però la domenica se io voglio venire a fare un lavoro non posso assolutamente venire. Però poi magari lunedì quando vieni trovi la serranda spaccata. Bravo. E le sembra normale questo fatto a qui? A me non sembra normale, Poi il fatto del che stiamo uscendo fuori, cioè non è che noi vogliamo, è giusto che stiamo in multa così come stiamo, perché come ha detto lì 80 centimetri, io quelli posso tollerare, di più non posso tollerare. E sono presi 2 metri e più. Anche 4, dai. Anche 4 metri. Vabbè, non lo diciamo così. Non lo diciamo così, vai, così. Sì. Allora, è giusto che il mercato, perché giustamente è un bel mercato, però lo stiamo un po' degradando, perché giustamente quello 2 metri, quello 3 metri. Tra un po' ci sarà il bacio. Sai il bacio. Sì. Mi sposto. So, si sposta, so. Si sposta, si bacia, la gente dove deve passare? Da so. Quindi è meglio che fanno effettivamente questa cosa qua, perché io il primo condivido a ciò che stanno facendo, che è giusto. Il metro però poi non può portare, eh? Mantenga? Prego. E là, Siamo ben oltre, lo sa? Come la mettiamo con questi 80 centimetri all'esterno massimo, Antonio, di esposizione? Come sai, noi stiamo all'interno, vedi? Noi siamo lo so, però all'interno, vedendo che tutti stanno fuori hai approfittato anche tu, dai. Per farci vedere anche, perché noi da lunedì sparisce tutto? Se tutti si mettono d'accordo, sì, ma c'è bisogno anche che... C'è una regola che venga rispettata, ma la regola già c'è. Una regola almeno. già c'è. Anche un se metro. Io mi faccio una domanda. Ma dico, metti mi una linea fuori. Ma c'è bisogno di mettere la linea in un paese democratico? Se ci sono prevaricazioni da parte di altri. Tu dici ci sono scemi, ma hai ragione. Hai ragione. Rigore, Tino, rigore. Che stai facendo, eh? Stai mangiando, allora se si
mangia, arrivo io, eh. Sei buono, Tino, non ti scaldare. 80 centimetri, massimo 80 centimetri. Siamo in sanzione, eh? Io adesso non glielo voglio dire, ma lei è in sanzione. Se quante, mi dà... quante la paga? La paga? La paga? E da lunedì lo sa, arrivano i vigili urbani in grande stile, sì. E se lei va oltre gli 80, mantenga il metro per piacere, mi controlli, mi aiuti, metta qui. Lei praticamente è in sanzione, notevolmente in sanzione, eh? Si vede a occhio nudo. E qui da lunedì che succede? Lei è disposto a rientrare fino a stare fuori solo gli 80 centimetri consentiti? Dobbiamo rientrare perché siamo rispettosi delle leggi, qualora anche le leggi siano rispettose. Già esiste, quindi già non è rispettoso. Se esiste, esiste da sempre. Quindi se siamo in difetto noi, da me il primo che magari sono a 2 metri, è anche in difetto chi non ha fatto rispettare dal primo momento. Bravo, bravo, perché questo è quello che noi ci chiediamo sempre. Bravissimo, io vorrei stringere la mano, la saggezza di chi ha una certa età. Mi chiamo qui saggezza. È capitato più volte che sono venuto. E qualcuno è stato sanzionato in tante occasioni. E io ho detto, scusate, mi dite... Dove sta scritto? No, quanto? Dimmi quanto, perché se non mi dici quanto... Dimmi quanto devo avere, quanto... Dimmi quanto, perché se non mi dici quanto... Non è questo 1 metro, 2 metri, 3 metri, allora dimmi 1 metro, 50 centimetri, niente. Dici, ma non lo sappiamo. Okay. Lei, bravo. Lei è stato uno di quelli che è stato derubato in quest'estate, molto sono calda, stato, anche in passato. Bravo, non dovevi, davvero. Non dovevi. Non dovevi, dico. Ah, non è a me la 10, scusami, te ne ha fame che non hai idea. La tassa... È finita, hai ragione. No, poi è veloce. Da una tassa che ci siamo trovati fra capo e collo... da pagare tutti quanti 700 euro. Dopo che venivamo da un momento di Covid, quindi clientela dimezzata dall'80%, comincia a riprendere e mettono queste tasse, 1500 euro, 2 box, va bene. Poi aumento del fitto, va bene, da 340 a 370 euro al mese. Aumento è normale che viviamo tutti quanti, luce, cose, compagnia bella. Mi è venuto già mal di testa. Comunque calo delle vendite, che c'è un calo delle vendite, visto l'apertura di ipermercati, supermercati, che ora aprono a gogo, e secondo me è una lotta a voi, a noi. Non lo so, i vigili ci sono? Ci sono. E vanno fatte rispettare. Le multe? E così si spaventano. Chi non le rispetta, fa la multa e risolviamo il problema. Questa è una facile intuizione. È questo, è più di questo che cosa può fare. Allora, la situazione qui è molto piccante, Tino, piccante, guarda un po', è piccantissima, Tino. E siamo praticamente tutti fuori legge. Perché se la roba la mettiamo all'interno non è vendibile, la andiamo a buttare, perché la gente vuole mettere le mani, vuole vedere la qualità, vuole vedere la merce come è esposta. E tu scrivi non toccare, sai. Così non mettono le no, mani. No, come toccare, qua è vice a bar che vogliono toccare tutto, no, devono no, vedere. Devono tassare. E questo, così fanno, guarda, è tremendo. Guarda, ti dico che cosa richiedono i nostri colleghi e anche noi. Allora, noi non andiamo contro le istituzioni, non vogliamo dare fastidio a nessuno, perché noi qui paghiamo 380 euro al mese. E li paghiamo, molti sono di noi, sono stati chiusi, sono costretti a stare a casa perché non pagavano. La maggior parte di noi paga perché noi dobbiamo lavorare. Però un compromesso si riesce a trovare, questi 80 centimetri noi bastano. Noi vogliamo semplicemente esporre la merce, come c'è il mercato di Barcellona. Ho capito, perché ma qua siamo a Bari, non siamo a Barcellona. Va benissimo, ma questo è un mercato europeo, loro vogliono... Sì. Questo mercato europeo con i fondi europei e noi chiediamo semplicemente di esporre la merce, ma per una questione di estetica. Loro dicono 80 centimetri ti puoi spingere oltre, bastano 80 centimetri. Non ce la facciamo, non per cattiveria. Quindi lunedì tu continuerai a tenerla così? Ti beccherai la multa lunedì? Io in questi 10 anni, 12 anni quasi, quante questo mercato... Ne ho avute di tutti i colori di verbali e purtroppo avendo anche da perdere, sì, ovvio, tipo. Solo di questi. E li hai pagati? Li ho pagati. E quindi lunedì resti così se te lo fanno il verbale? E che cosa devo fare? Noi arriviamo la mattina qui, non riusciamo nemmeno
a scaricarla velocemente. Il mercato generale di Bari, dovresti saperlo, apre non come prima, apre alle 5 del mattino, noi siamo costretti ad entrare alle 5. Abbiamo sì e no un'ora per acquistare, caricare la merce e arrivare qua. Qui il massimo ingresso è alle 7. Proprio a livello proprio di tecnica non ce la facciamo a scaricare e a mettere tutto dentro. Se dobbiamo pagare gli operai, noi non li possiamo pagare perché non ce la facciamo a livello economico. C'è qualcuno di voi che ha esagerato. Ma noi non lo facciamo. C'è qualcuno che esagera, ma siamo anche tra colleghi che per avere, siccome abbiamo certe volte gli articoli uguali, cioè ma quello sta fuori, quello sta dentro, quello così, quello quella, ma è una questione proprio di commercio, il commercio è fatto così, i negozianti se lo vogliono scaricare un con l'altro. E dai, l'hai detta. Non è la gelosia, pappa, perché stiamo in tema canone. Qualcuno lavora di più, qualcuno lavora di meno, cos'è il genere? E qualcuno, secondo te, qualcuno lavora di più perché ha una bancarella in vista molto più grande, molto più bella? No, sai che cosa succede? I clienti ce l'abbiamo qua, è a simpatia. Io vado da anni, da via Montegrappa, vado a quello e continuo ad andare da quello. Voi, signori, se questa bancarella dovesse andare a filo, massimo 80 centimetri di meno, merce esposta fuori, verresti comunque a comprarti, come ti chiami? Più grande è meglio. Sono arrivato tardi perché a Rodò stanno facendo degli aggiusti dei lavori, sono arrivato alle 9:30, qua è stato un'ora e mezza al traffico. E poi è stato il vigile, mi ha fatto la fotografia al furgone, per non so se mi ha fatto il verbale. Te l'ha fatto, lo so, te l'ha fatto, te lo dico, mi dispiace. Mi dispiace. E non è neanche naturale. Rigore. Verbale, non è rigore, verbale. Perché io... corrotta. No, ehi. Dammi un euro. Andone, ci dovete rispondere, il garçonnette che sto, dei un po' la biscritta, della moto, e adesso tutti i garçonni della mondizia sto, e noi domani la biscritta. Aspetta, dammi un euro. Adesso hanno fatto verbale, hanno fatto verbale la moto, fuori, al cancello, che non si può stare, hanno fatto le multe, invece dentro non si può mettere perché ci sono i cassetti. Ho detto tutto, buonanotte. Arrivederci. Salve. Qua sono venuto a rubare, questo mi deve pagare a me che mi hanno rotto tutte e due le bilance. Ma avete la videosorveglianza? Sì, dove sta la videosorveglianza? Sono chi che fa la videosorveglianza? A fare la ronda. A la ronda. L'HCCP. Oh, tutti e tre. E poi a Bari stanno una marea di abusivi. A me sai te, non c'è capito. Tra le altre cose. Noi vogliamo, allora qua l'Italia sta cadendo allo scatafascio, il commercio sta fallendo, tutto, stanno chiudendo tutti e loro lo sanno perché c'è stato un altro bando dove è anche, si sono presentati anche in pochi, perché noi stiamo resistendo, allora se fanno così anche noi siamo costretti a chiudere, mio padre c'è 63 anni, vuole andare in pensione. Tra qualche anno lui chiuderà e io da sola non ce la farei, con due box perderebbero altre due attività che li pagano. Quindi io quello che dico, devono avere solo tolleranza perché noi li paghiamo, gli diamo l'affitto, loro hanno questa possibilità, prendono da noi l'affitto, che da altri mercati non prendono più perché hanno chiuso, cose del genere. Ci dessero la possibilità di respirare, non vogliamo nient'altro, di stare tranquilli, perché noi anche i vigili sono bravi, sono tutti bravi. Noi, no, tra i vigili ci sta pur chiediamo, quel che non è bravo, non cominciamo, come tra voi, pur tra i vigili, dico, mi prendi la responsabilità. Ci sono quelli bravi e quelli non bravi dappertutto, pur tra i giornalisti, quelli bravi e quelli non bravi. Però noi cerchiamo solo di collaborare con loro, loro devono collaborare con noi, perché noi non diamo fastidio a nessuno, loro qui... Quando si sente male qualcuno, cioè qualsiasi cosa, noi qua siamo pronti a tutto, i clienti sono qua, noi siamo tutti una famiglia e devono capire. Basta, noi abbiamo parlato dei parcheggi con l'assessor Palone perché purtroppo il parcheggio è piccolo, noi siamo già 200 operatori. E ci ha detto più volte che purtroppo non si può espropriare l'altro terreno, non si può fare questa cosa, quindi noi siamo 200, non è facile lavorare con 40 posti auto, noi la mattina sbattiamo anche per trovare i posti alle macchine, paghiamo per liberare i posti ai clienti. Paghiamo i garage per non tenere le auto dentro, quindi... Salve. Salve. 80 centimetri, li tolleriamo o non li tolleriamo? Devono stare a filo o non devono stare a filo? Fermo restando che purtroppo non può intervistare me, sa benissimo, deve intervistare però, il comandante. Però, la cosa che ci domandavamo è, se la legge dice a filo, ripeto, che cosa sono questi 80 centimetri? Io non le posso fare l'intervista. Ma siete qui proprio a controllare questa situazione? Siamo a controllare e ovviamente ulteriori cose può chiederle al comandante. Buona giornata. Qualora ci rispondesse il comandante. Buona giornata e buon lavoro. Non risponde il comandante, quindi...
pensiamo sempre che qualcuno possa in qualche maniera delucidarci. Io sono un funzionario, non sa bene che comunque non posso rilasciare l'intervista. Ma ci incuriosiva questo, glielo dico senza avere risposte. Guardi, ci incuriosisce, ripeto, il fatto che io le auguro buon lavoro, a qualcuno la rispetto è stato nel suo lavoro, ma in anche questo noi rispettiamo, non posso aiutarlo. Anche se qualcuno pensa il contrario, buona giornata anche noi e buon lavoro, grazie. Grazie a voi. Capito, Tino? E siamo rimasti come alla zitta di Celli, ma noi al comandante Palumbo glielo diciamo pure, comandante, risponda anche a noi. Lo so che non vuol parlare con me, perché spesso diciamo le cose brutte, le cose scomode, non siamo appiattiti al comunicato stampa. E poi dobbiamo dire l'ultima cosa, grazie, grazie a questa esposizione, diciamo quella merce che va lì dietro, quell'altra merce che va lì dietro, molte persone che non possono mangiare, l'hai detto. Ma questo me lo posso portare? E noi diciamo sì, quindi molte persone, se noi entriamo dentro e abbiamo tutto sotto controllo, manco il piatto alla tavola possono mettere, quindi ve lo chiediamo con il cuore, lasciateci lavorare tranquilli, che facciamo mangiare le persone di questo quartiere che non possono mangiare, e mangiamo noi a casa nostra, e mangiate pure voi che state tranquilli alle case vostre. Abbiamo detto bene, Antonio? La tua soddisfazione è il mio miglior premio. E su questo, su questo posso senza dubbio. No, è la fine della partita.